Capitolo 17. In cerca. Di che cosa? Boh, della verità forse? Ma Cosa? sì, I cani mi certo! stanno rubando la casa! Mi stanno a Ehi, Mary! rubare Ridatemi la casa! la casa! Corri, Russell! Mi stanno a rubare la casa! Lascia stare gli insetti, Russell! Che cazzo stai a fa'? Gianluca, che cazzo! Mamma mia! Allora, allontaniamo prima i pipistrelli. Ecco qua. Prendi tutti gli insettini. Non la. Che cazzo, stavo dicendo, non lasciarne neanche uno al signor Frickinson. Vabbè, proseguiamo. Cos'è quello? Ma è un. Ah no, è un ghepardo. Sto per dire è un leone. Meno male che Russell col suo raggio della morte può fare quello che vuole. Sbrigati! Ci stanno a rubare a casa! Gli zingari ci stanno! È grande. Guardali lì fermi intanto. Madonna. Fermi dove siete? Sì, certo. Con che concetto metafisico riuscite a fare quel salto voi? Ma va. Allora, aspetta, prendi Preso. farfalla. Signor Frankenstein, lei resti un attimo lì. Perfetto. D'accordo. Dai, ecco qua. E io. Esatto, mi prendo la fotografia. Tanto per schivarli i piragni basta aspettare L'ho un preso. attimo e poi loro proseguono. Oh. Ecco qua. Dov'è il ragno? Ecco fatto. Forza, Russell. Forza, Russell, sali sul tronco. Allora, di qua, di qua, di qua, ok. Tanto, sta parte del tronco è una cavolata la prima. Poi arrivano i pipistrelli, totalmente a caso, aggiungo. Ecco qua. Di qua, perfetto. A questo giro è stata veramente facile farla, sta parte qua del tronco. Non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà. Armadildos. Addio all'armadildo. E via. Uno. E due. Niente pipistrelli. Altro armadillo. Lì pronto per menarci. Forza, vieni. Bravo, in acqua. Uccideli tutti, Rastel. Da cazzo dei ragni. Autoctoni di questa zona. Allora. Un Oh. vero esploratore è sempre pronto. Un vero esploratore zitto mi ritrova la casa. Che mi stanno a rubare la casa. Vai. Allora, signor Frankenstein. Bravo. E tu ora Pronto! prendi la fotografia. Forse dovevo mandare il signor Pakistan da questa parte. E io che credevo di averlo perduto. Ma come è fatto a cadere? Vabbè, l'abbiamo superato. Allora, ammetto di aver Va capito come ha bene. fatto a cadere. Colpa mia che ho usato una prospettiva. Che ne dici di stare attento tu e non andare sulle spine, visto che. Non le piacerà quello che vedrà nello specchio. Nel senso che lo stai accecando? Ah, ecco cosa intendeva proprio. Non le piacerà quello che sta guardando nello specchio. La luce del sole. Aia. Bravo, bravo. Bene. Ok, allora aspetta. Vabbè, vai. No, vabbè. Morti assieme. Bravo. Bravo Russell, ti sei sacrificato per la patria. Guardalo che è stanchissimo, non ce la fa proprio. Io ho fame. Non sei l'unico. Allora, tu resta lì, che Tra un distrai minuto la non riuscirò scimmia, più neanche a camminare. mentre io gli tiro una sassata in faccia. Ecco Ho gli qua, occhi addio stanchi. alla scimmia. Ecco qua, mangiati un fruttolo che ti passa tutto. Corri. Corri che mi stanno a rubare la casa. Ste scimmie maledette. Ecco qua. Ma, signor Fredis. Attento, Russell! Attento Russell. Mi spinto di sotto nel fiume della morte. Allora, Tucano. Fermo. Bravo. Dammi la fotografia. Russell. Sì, levati allora.
Vieni qua, prendi la farfalla. Oh. Fantastico! A quanto siamo? 3 su 8. Bravissimo, armadillo. Addio all'armadillo. Rompiamo anche il frutto. Ma a parte con che calcio rotante l'hai appena fatto, Russell? Levati, ecco. Vai cagnolino. Vai Doug. Ecco qua. E via, aiuta i tuoi nuovi padroni. Bravo. E proseguiamo. Intanto a casa sta scappando. Acceca il serpente. Prosegui. Allora, di nuovo farfalla. Forte. Armadillo. Boh, vabbè. Ha deciso di fare tutto l'armadillo da solo. Ecco qua. Ehi, zitto, che ti ho dato un frutto adesso. Prendi sta foto, però. Ellie, guarda cosa ho trovato. Ecco qua, a posto. Non è che... Per un attimo ho pensato, boh, non è che si può entrare. Intanto noi, che Russell è occupato, ci occupiamo noi degli insetti. Ecco qua, via, prosegui, prosegui. Si sbrighi, signor Frankenstein. Eccoci qua, allora. Minchione. Dobbiamo evitare questa zona prima che sennò ci schiacciano. E in realtà non mi serviva, però già che c'eravamo. Sto bene. Sto bene. Credevo allora. Che non l'avrebbe visto. Ecco qua, prosegui. Levati però. Ecco qua. Ma stai zitto, cretino. Ben fatto. E ora. No. Bene. Ecco qua. Dov'è che arriva il sasso? Andrà in alto, perfetto. Allora io vado a prendere la fotografia mancante. Lì c'è un'altra farfalla. Dai. Te lo ricordi, Ellie? Un vero esploratore acceca quel cacchio di ghepardo e lo uccide. Sbaglio, è la prima volta che troviamo tutte le farfalle. Ah no, ce ne manca ancora una. Ecco qua. Ce ne manca ancora una e non so dove possa essere. Spero che sia ancora più avanti. Ma vaffanculo. Ecco qua. Bravo Russell. Ecco qua. Proseguo, signor Frankenstein. Non in questo modo, possibilmente. Vabbè, qua non so perché ce la siamo cercata. So neanche io in che modo siamo riusciti a fare questa cosa. Addio ai pipistrelli. Forza. Eccola qua. Ultima fotografia e ultima farfalla. Eccoci qua. Allora, vado a prendere la fotografia. L'ho preso. Perfetto. E tu prendi farfallina. Bravo. E con questo immagino che abbiamo finito il livello, vero? Sì, dai. Per forza. Meraviglioso. Non ce la faremo mai ad arrivare là. Abbiamo perso la casa, signor Frank. Russell, dimentichi quello che abbiamo imparato dal manuale dell'esploratore. Di nuovo il pezzo sulle rapide e soprattutto lui ha detto: hai dimenticato cosa hai letto sul coso, ovvero che un esploratore è sempre pronto. Allora, a questo giro per fortuna abbiamo fatto molto lineare, cioè abbiamo messo 2 minuti di più del gioco, per il semplice fatto che ovviamente noi ci siamo dovuti mettere lì a prendere tutti quanti gli oggetti. Quasi 2 minuti in più, ma è fattibilissimo questo, a differenza degli altri, e abbiamo ottenuto finalmente il rampino.